tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Milione di euro per sistemare le strade provinciali, l'annuncio del presidente della provincia Tagliolini. A Bellocchi di Fano arriva da gennaio la centralina per monitorare la qualità dell'aria. A Ponterio ladri in azione in un bar, portati via un cambiamonete e il registratore di cassa. Al Pincio di Fano è stata inaugurata la Festa dei Fiori, novità di quest'anno l'albero di Figonano che si può tenere anche sul terrazzo di casa. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati dalla redazione di Occhio alla Notizia. Inizieranno dunque ad ottobre i lavori di ripristino, sistemazione delle strade provinciali. Lo ha annunciato oggi il presidente della provincia Tagliolini. Smottamenti, buche, frane, molte strade provinciali necessitano di interventi urgenti, in particolare nelle zone dell'entroterra. Ma se da una parte aumentano i problemi, dall'altra sono sempre meno le risorse per risolverli. Ne hanno parlato a Fossombrone il vice sindaco Michele Chiarabilli, gli assessori Prussiani e Lustrissimini, insieme al presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Daniele Tagliolini. Abbiamo messo risorse strategiche un po' per tutto il territorio provinciale, investimenti che si attesteranno sul discorso sia del dissesto idrogeologico che sulla manutenzione straordinaria delle strade. In parte alcuni interventi si stanno facendo rispetto alla pianificazione del preconsuntivo 2014, quindi a breve verranno fatti degli interventi sulle strade più o meno che si attesteranno intorno alla milionata di euro, che prevedono comunque frane e strade. Subito dopo l'approvazione del bilancio provinciale, che dovrebbe essere entro la fine del mese, i primi di ottobre, ci saranno investimenti sulla manutenzione straordinaria, che poi di fatti saranno la chiusura di buche, cunette, alcuni piccoli interventi di asfaltatura che potrebbero aggirarsi intorno al milione, milione e mezzo di euro. Il 70% del patrimonio stradale italiano è di proprietà delle province e in questo momento sono quelle che necessitano maggiori interventi. Così, secondo Tagliolini, le amministrazioni comunali dovrebbero collaborare per individuare e decidere insieme le priorità. Riuscirete a intervenire anche sulla Flaminia? Alcune sollecitazioni le abbiamo già fatte alla Regione. Si sta concertando un percorso condiviso affinché alcune tratte della strada possono essere poi restituite ad ANAS in una programmazione interregionale, quindi la logica è di avere una strategia condivisa fra i vari livelli istituzionali. La provincia a breve interverrà anche sul territorio di Fossombrone. La provincia ha finalmente stanziato 75.000 euro per la ristrutturazione e la sistemazione della strada che va dalla rotatoria delle Mosse fino a Ponte degli Alberi, che chiaramente faremo solo dei piccoli tratti, però almeno daremo una risposta importante per tutti i cittadini. È nata questa grande collaborazione con la provincia grazie all'impegno anche del presidente Tagliolini, e comunque anche il comune di Fossombrone si rapporta spesso con la provincia e riusciamo a dare delle importanti risposte anche sul taglio dell'erba e quindi sulla manutenzione del verde all'interno del centro abitato e anche sulla manutenzione delle strade. C'è anche un'altra novità che riguarda un quadro molto caro a Fossombrone. Quello è il vero colpaccio che abbiamo fatto grazie alla provincia. Torna a casa uno dei quadri più importanti realizzati nella nostra città, i pittori di Anselmo Bucci, che mancano da tanti anni perché la provincia aveva avuto così l'accortezza di acquistarlo tanti anni fa e lì era rimasto, campeggiava nell'ufficio del presidente. Discutendoli insieme, gli ho detto che gliel'avrei strappato in qualche modo, è stato generoso, gentile, ha capito che quel quadro poteva dare di più alla cittadinanza di Fossombrone, alla cittadinanza tutto, se tornava a casa all'interno della quadreria Cesarini, che è uno dei nostri musei più importanti. Dal prossimo gennaio, nella zona industriale a Bellocchi di Fano, dopo anni di polemiche, verrà attivata una centralina per monitorare la qualità dell'aria. Buone notizie dunque per la zona industriale di Bellocchi.
Sì, nel senso che questa mattina è stata firmata una convenzione tra il Comune di Fano, la Regione Marche, ASUR, ARPAM e la ditta Profligas, in base alla quale sarà presto attivata una centralina per monitorare la qualità dell'aria. È un intervento anche finanziariamente significativo, la centralina arriverà entro la fine dell'anno e a inizio anno, quindi gennaio 2016, sarà attiva. Importante perché ci permetterà non solo di controllare con 4 stalli dislocati nell'area industriale la qualità dell'aria in tutta l'area, ma sarà anche possibile con i dati validati poter informare quotidianamente i cittadini di quelli che sono i risultati del monitoraggio, quindi anche un'azione di trasparenza e di informazione, oltre a un passo importante verso la tutela e la salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela dell'ambiente. Mi piace ricordare che questo è un passaggio che arriva alla fine di un lungo percorso di tavoli tecnici che hanno visto coinvolti tutti questi soggetti e serve a garantire per la prima volta in maniera sistematica un controllo sulla qualità dell'aria H24. Naturalmente a Bellocchi non c'è solo la Profiglas, è bene dirlo, ci sono anche tante altre aziende per cui le centraline serviranno per monitorare l'aria attorno a tutte queste attività industriali. E adesso parliamo invece delle terme di Carignano, perché la società che l'ha gestite fino a poco tempo fa, fino a quando erano in attività, ha inviato oggi al Comune di Fano una richiesta di risarcimento danni, pensate, di 10 milioni di euro. E questo per non aver rispettato, così si legge nella lettera della società, l'accordo di programma che è stato sottoscritto nel 2009. Ma alla società Terme di Carignano risponde oggi l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Fano, Marco Paolini. Quello delle terme è un obiettivo che abbiamo in comune e il nostro sarà un aiuto per raggiungerlo in tempi rapidi. Sono le parole dell'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini che durante la consueta conferenza del venerdì, svoltasi al Pincio in occasione della Festa dei Fiori, è intervenuto sulle terme di Carignano di cui si parla da oltre 40 anni. A quanto pare dunque non è stata ancora persa la fiducia per realizzarle, ma finché il progetto possa concretizzarsi mancano 2 piani volumetrici per chiudere l'accordo di programma. Paolini, in riferimento ad un articolo apparso oggi sulla stampa locale, ha risposto alla società Terme di Carignano SRL che ha intimato una diffida al Comune di Fano affinché approvi, entro e non oltre 90 giorni, la variante urbanistica per valorizzare l'area termale. In questo atto si chiede all'ente un risarcimento danni di 10 milioni di euro. In base al parere che la soprintendenza del paesaggio, perché la zona è a vincolo paesaggistico, ha erogato, ha consegnato durante la procedura, è evidente che occorre la pianificazione complessiva delle varie fasi, così si chiamano, cioè varie parti che compongono, vari pezzi del mosaico che compongono questa pianificazione. Questa pianificazione ha 6 tasselli del mosaico, su 4 siamo a posto, su 2 mancano ancora degli elaborati che i soggetti proprietari devono consegnare. Quindi noi valutiamo positivamente questo sollecito che ci è arrivato attraverso una forma un po' così, che si chiama diffida, ma è un sollecito a chiudere la procedura entro 3 mesi, quindi questo è anche nel nostro intendimento. Quindi gireremo il sollecito a chi ancora deve elaborare delle parti in modo tale che noi possiamo chiudere l'intera procedura. L'assessore è intervenuto anche sui lavori che l'amministrazione comunale sta portando avanti come il rifacimento del lastricato di fronte alla stazione ferroviaria per un importo di 20.000 euro. Sono stati approvati inoltre i progetti esecutivi per la bonifica di amianto al palazzetto dello sport Salvador Allende e alla palestra Venturini. Grazie anche a questa liberazione di spazi finanziari del governo noi possiamo risolvere un problema annoso e sentito. Abbiamo comitati che si sono battuti in questa città. Con lo stesso decreto che ha liberato gli spazi finanziari sarà possibile concludere l'intervento di ricostruzione dell'ala crollata di Palazzo Nolfi, ex sede del Tribunale, a seguito dei lavori dell'Archivio di Stato al pian terreno. L'importo previsto è di 167.000 euro, ma gli interventi proseguono anche nei cimiteri cittadini. Si sta andando avanti e abbiamo anche elaborato il progetto esecutivo che potrà avere attuazione molto rapida per il risanamento dei loculi del cimitero dell'Ulivo e anche un intervento sui campi di inumazione per migliorare la situazione che oggi è pessima.
Ed ora il problema dell'immigrazione. Sarà un fenomeno che durerà ancora a lungo e al quale dobbiamo far fronte con serietà. Lo ha detto oggi il vescovo di Fano, Monsignor Armando Trasatti. Che cosa possono fare le nostre parrocchie? In quale modo le comunità possono impegnarsi per cercare di fare qualcosa di concreto per i migranti? Beh, innanzitutto aprirsi culturalmente e psicologicamente, senza fretta, perché è un fenomeno che durerà tanti tanti anni, che la fretta non sempre aiuta alla scelta migliore. Poi facilmente non tutte le parrocchie singolarmente ce la fanno, però coordinate con la Caritas da qui ad anni si può fare qualcosa con progetti. D'altra parte noi dobbiamo riferirci d'ufficio alla prefettura, alle agenzie anche che possono darci mediazione culturale, che ci danno tanti altri supporti, quindi stiamo lavorando su questo pian pianino e aspettiamo soprattutto adesso il Consiglio di Presidenza della CEI, che si riunisce a fine mese, questi giorni qui, che ci darà anche delle dritte. Ma già molte cose le stiamo facendo con i migranti, con le Caritas, però qui c'è un supporto più grande. Soprattutto noi abbiamo un problema grande, che i nostri migranti non sono famiglie, per cui la gestione è molto più complessa e non frettolosa. Dove famiglia tu puoi dare un appartamento a una parrocchia, è più facile. Dove sono singoli ci occorrono dei supporti molto molto più seri, più concreti anche. Invece sull'appello del Papa di accogliere questi migranti all'interno delle parrocchie, crede che possa essere riportato questo appello anche nelle nostre più piccole realtà? Beh, certamente, però il Papa quando dice accogliere le parrocchie non significa dentro la parrocchia, nella cultura parrocchiale, nelle famiglie parrocchiali. Noi già abbiamo qualche famiglia, io ti accolgo individualmente, già abbiamo delle proposte. Tutte le parrocchie, le piccolissime no, però consociandosi sì, senza dubbio, nel territorio. Quindi qua si dice parrocchia un po' in senso largo, però che tutte le parrocchie abbiano questa attitudine all'accoglienza. Poi vedremo tramite la Cari, gli uffici addetti e le competenze come organizzarci. E c'era anche il vescovo alla presentazione del libro I migranti, le nuove minoranze, una pubblicazione che si potrà ritirare al centro pastorale diocesano. Sono 137 i migranti ospitati nella diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, una problematica alla quale è stata dedicata una pubblicazione intitolata I migranti, le nuove minoranze. Il libro, che potrà essere ritirato in modo gratuito al centro pastorale in via Roma a Fano, è stato realizzato dall'Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e del Lavoro in collaborazione con la Commissione Migrante, la Caritas Diocesana Sala della Pace e l'Ufficio Diocesano per le comunicazioni sociali. È stato fatto proprio per cercare di dare una risposta, diciamo, ai tanti interrogativi, ma anche soprattutto di, come diceva anche Gabriele D'Arpetti, il direttore dell'ufficio per la pastorale sociale del lavoro, di cercare di non mistificare le parole. Quando si parla del tema dei migranti, le parole, come sappiamo, pesano come macigni. Parlare di problema di immigrazione non è uguale a dire questione dell'immigrazione, parlare di tolleranza non è uguale a parlare di accoglienza. Quindi, come ci esortava anche il Vescovo all'interno di questa pubblicazione, parlava appunto della necessità di appassionarci alle storie degli altri, perché come scriveva lui è evidente che siamo un popolo in declino nella misura in cui non riusciamo più ad appassionarci al destino di altri uomini. E aveva ha trovato due parole che sono poi le parole chiave, e che sono l'ospitalità nel senso più letterale del termine, quindi anche la sacralità dell'ospite, anche l'empatia nel cercare di mettersi nei panni dell'altro. E con questa pubblicazione crediamo appunto di aver dato un contributo importante anche al dibattito su questa questione. E adesso la piaga dei furti, l'ennesimo, è accaduto la notte scorsa a Ponterio, dove i malviventi, i ladri, sono entrati all'interno di un bar, il bar Ferruccio. Abbiamo in collegamento il titolare, Giovanni Bonanno. Buonasera. Buonasera. Allora, noi intanto buonasera. Vediamo le fotografie, ci racconti un attimo che cosa è accaduto, che cosa è successo, che cosa le hanno portato via. Allora, attorno all'1 e un quarto è scattato l'antifurto, anche sono arrivato qua, ho trovato l'entrata letteralmente sventrata, più l'altra vetrina accanto che ha dei vetri antiproiettile, perché non ha clear,
praticamente fracassata. Circa 3-4 persone, come gli è stato detto anche dalle persone che abitano di fronte, sono arrivati con delle mazzette, hanno cominciato a spaccare, sono entrati dentro, hanno portato via il fondo cassa, hanno portato via le cambiamonete delle slot machine, insomma creandomi un disagio e un danno non è così rilevante. Ecco, al netto dei danni, quanto le hanno portato via in soldi? Ma come fondo cassa circa 200 euro, poi hanno aperto anche il self-service, hanno preso delle sigarette del self-service, hanno avuto tutto questo in 5 minuti, sono delle bande organizzate. Compreso i danni invece? Compreso i danni, sono attorno a 5.000 euro di danni totali, tra vetri eccetera eccetera. Senta, ma è la prima volta che subisce un furto o mi pare ne ha già subiti altro? Perlomeno no, questa attività io da poco, perché da circa un mese mi sono trasferito, da 2 mesi mi sono trasferito da Milano, ha già subito 4 furti nell'arco di questi anni, questa tabaccheria. E quindi è abbastanza purtroppo gettonata in questo senso. No, la ringrazio, no, stavo facendo una riflessione tra me e me, dicevo, si è trasferito da Milano, una città che comunque con i furti ha a che fare, però forse pensavo di trovare una realtà un po' più tranquilla, no? Esatto, ma mi rendo conto che anche qua, insomma, anche nelle Marche, la criminalità, la microcriminalità è abbastanza alta, anche perché qualcuno ha sentito che erano degli stranieri, dei rumeni, perché ci ha sentito parlare del rumeno, siccome io ho già subito in passato anche del furto a Milano ed erano sempre bande rumene, comunque specializzate in questo settore delle tabaccherie. In bocca al lupo allora, grazie per questa testimonianza, grazie, buona serata. Allora, domenica 27 settembre verrà inaugurata invece l'ottava edizione della settimana africana regionale, all'attrice Lella Costa, il premio All'Africa nel cuore. Aiutare i poveri con il denaro deve essere sempre un rimedio provvisorio per far fronte alle emergenze. Affinché sorgano nuovi modelli di progresso, abbiamo bisogno di cambiare il modello di sviluppo globale. Queste semplici ma dirette parole di Papa Francesco, contenute nella nuova importante enciclica Laudato Si, sono state l'elemento ispiratore della settimana africana organizzata dalla ONU Sfanese L'Africa Chiama, che si terrà dal 27 settembre al 3 ottobre prossimi nel centro storico di Fano. Sono parole di sprone per l'organizzazione fanese che da sempre si occupa del continente africano, delle sue criticità e del suo complesso mondo. Ci adopereremo in questa settimana per riflettere sull'enciclica di Papa Francesco, ma anche per affrontare il tema delle migrazioni così forte, così evidente, per cercare di capirne la portata e di vederne il significato e di poter ragionare anche sul modo di come accogliere piuttosto che sul modo di come respingere i migranti verso l'Europa. Un programma nutrito di appuntamenti, come sempre, anche in questa 18ª edizione, tra novità e tradizione, come l'ormai ambito premio All'Africa nel cuore, che quest'anno andrà all'attrice Lella Costa. Domenica 27 settembre alle ore 17 all'Auditorium Sant'Arcangelo di Fano consegneremo il premio All'Africa nel cuore all'attrice teatrale televisiva Lella Costa, impegnata da anni nel settore del sociale a sostegno di diverse associazioni che si occupano proprio in prima linea di cooperazione internazionale. Ci saranno poi durante la settimana una serie di laboratori per oggetti artigianali, per i bambini, ci saranno incontri con scrittori, proiezioni di film e documentari. Infine, come ogni anno, la settimana africana si conclude nella giornata di sabato. Ci incontreremo alle 17 alla Tenso Struttura della Sassonia per un momento di preghiera interreligioso, faremo poi un corteo che ci porterà fino al Pincio. Lì, dopo un convegno appunto sulla questione dell'immigrazione, accogliere o respingere, inizierà la notte nera, la serata conclusiva che vede cucina tradizionale etnica per tutti quanti, mercatini, artisti di strada, concerti e in particolare quest'anno ospiteremo un gruppo che viene da Roma che sono i The Reg Circus, che appunto portano musica e tanta giocoleria. Artisti col fuoco. Vi aspettiamo.
Ancora un appuntamento in Piazza Italia, a Monte Maggiore al Metauro. Sabato si svolgerà uno spettacolo a favore dell'AISM, l'Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla. La serata, che avrà inizio alle ore 21, prevede una sfilata di moda, esibizioni di un duo lirico marchigiano e l'intrattenimento di un comico di Apecchio. La manifestazione è stata curata da Ivan Cottini, giovane modello di Fermignano, affetto da sclerosi multipla, diventato il simbolo della lotta a questa malattia. Ed è stata inaugurata questa mattina al Pincio di Fano la Festa dei Fiori. La novità di quest'anno è una pianta di fico che si può piantare e si può crescere anche nel terrazzo di casa. Vedere che cosa avete acquistato? Un ciclamino. Sì, un ciclamino. Si acquistano tutti gli anni? Sì, tutti gli anni. E lei invece, signora, che cosa mette solitamente in giardino, sulla terrazza? Sì. Io dunque verrò a prendere due orchidee perché sono a prezzo molto buono e a me piacciono molto, quindi adesso stamattina non ho la macchina al posto giusto, però le verrò a comprare. Quindi ritornerà? Ritornerò. È un'esplosione di colori e profumi che scaldano il centro storico anche in una giornata di pioggia. Cerimonia inaugurale all'Arco d'Augusto per la Festa dei Fiori di Fano, che si svolgerà nella zona del Pincio fino a domenica 27 settembre. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno per la Fiera dei Fiori, dopo 30 anni di presenza, abbiamo pensato di portare dei fichi di varietà antiche e abbiamo un fico particolare che si chiama Ice Crystal, non diventa più grande di 3 metri e quindi lo proponiamo sia in terrazzo che in vaso e poi i peperoncini e kiwi autofertili. Quindi tutte cose insomma che si possono mettere all'esterno, in terrazzo, quindi uno spazio all'aperto assolutamente per questi tipi di piante. Alla mostra mercato partecipano oltre 20 espositori, tra cui vivaisti, fiorai, piccoli artigiani e produttori agricoli, non solo con i tradizionali fiori o piante bonsai, ma anche con arredi, attrezzature da giardino e articoli in ceramica e in terracotta. Ah, what did you buy? I buy this for my friend. Ah. Yes, they are living here in Italy. Che cosa va per la maggiore? Buongiorno, io per la maggiore speriamo che vada tutto. Però ecco, nel cambio di stagione abbiamo queste, le belle viole. Abbiamo i ciclamini, le eriche, genziane, tante cosine che colorano l'autunno e poi arriva l'inverno, anche resistenti allo stesso tempo. Vieni tutti gli anni alla Festa dei Fiori? Sempre, sempre. Anzi, cercavo il miele che non, quest'anno non lo trovo. Presenti al taglio del nastro il vice sindaco Stefano Marchegiani, l'assessore alle attività produttive Carla Cecchetelli e il presidente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino Alberto Drudi. È una manifestazione che dagli anni 50 che va avanti, quindi una manifestazione che non tramonta mai, così come i fiori non tramontano mai, si rinnovano in continuazione. E qui questa piazza stamattina gremita di tante piante, di tanti fiori, che sono piante che si rinnovano di anno in anno, e io credo che questo sia anche un fatto culturale, perché molti agricoltori, molti fioricoltori sono alla ricerca ogni volta di innesti nuovi, di piante nuove, anche per dare colori diversi alla pianta stessa, quindi una nuova bellezza. Per la città è ormai una tradizione che richiama tanti fanesi e non solo, dove per l'occasione vengono aperti al pubblico anche i musei civici. Per i più piccoli invece è prevista l'animazione con l'associazione culturale Tiro e Molla. Anche il consigliere comunale alla Festa dei Fiori? Sì, anche il consigliere comunale alla Festa dei Fiori. Mi piace moltissimo il Pincio, così proprio è festoso, colorato e profumato, è proprio bellissimo. Anche lei ha fatto un acquisto? Sì, anch'io ho un piccolo acquisto, perché ne ho già una più o meno di questo colore, allora volevo che avesse una compagna e quindi saranno vicine nella mia finestra. Solitamente che cosa acquista questa fiera? I ciclamini, io prendo i ciclamini, mi piacciono molto, sì. Dove li posizioni? In giardino o sulla terra? No, io sul balcone. Sì, sempre lì, mi durano parecchio, quasi tutto l'anno, perché poi quando c'è il vento li tiro dentro e poi li metto fuori. Anche un po' di comodità. Io li voglio bene, loro vogliono bene a me.
Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.